Buonasera, ore 21, bentornati nello studio di Replay all'indomani della seconda vittoria consecutiva dei biancoazzurri che sono lanciati al primo posto in classifica nel girone B della C, anche se questa sera in programma il posticipo Modena-Reggiana. Se dovesse vincere la Reggiana sarebbero due le squadre dunque a punteggio pieno. La vittoria di Carrara ha presentato più luci che ombre. Il tecnico Teri ha detto di essere soddisfatto del risultato, non completamente della prestazione. Comunque una buona partenza da parte del Pescara in questo campionato. Pescara che tornerà a giocare in casa domenica alle 17:30 contro il Pesaro. Andiamo a presentare subito gli ospiti di questo numero, tutti i colleghi. Parto dal direttore del sito forzapescara.com, Paolo De Carolis. Buonasera Paolo, Buonasera grazie, e bentrovati, bentornato. complimenti per la grafica, per queste belle, bellissime novità che hai portato per la Beh, il merito stagione. ovviamente del nostro scenografo e del regista Maurizio Daqui, Molto, molto, grazie. molto bello. Un ben tornato, un ben rivisto a Paolo Toro. Buonasera Paolo, come stai? Tutto Grazie a voi, bene? buonasera, tutto bene, grazie. Ben rivisto a Riccardo Clinco, buonasera Riccardo, e Buonasera saluto ovviamente anche Francesco Di Francesco, a te. Ciao, buonasera buonasera a tutti. Francesco, mandiamo un saluto anche a Totò De Leonardis che presto tornerà nel nostro studio, studio dove è presente ovviamente Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Ciao Enrico, buonasera a tutti. Si gioca, come hai detto tu, il posticipo di questa seconda giornata di andata del girone B tra Modena e Reggiana, un vero e proprio scontro diretto, oltre che un derby, 0-0 il parziale, gara che è iniziata da un minuto. A te. Ringrazio ovviamente il nostro staff tecnico, a partire da Maurizio De Guia appunto in regia, Loris Bennato. Nel corso della trasmissione avremo dei collegamenti con un giocatore del Pescara, ci collegheremo anche con un collega di Milano. Insomma, vi ho detto in apertura, buona la partenza della Pescara in questo nuovo campionato, anche se la strada è molto molto lunga, quindi non bisogna illudersi, anche se le vittorie portano sorrisi, portano un po' di fiducia. Paolo, sei subito d'accordo con le dichiarazioni di Auteri, che tra poco risentiremo, Sì, oppure è un po' esagerato come critica? no, credo che sia stato anche abbastanza equilibrato e onesto intellettualmente nel dire che poi in alcuni tratti la partita non gli è piaciuta, che salva il risultato. In effetti, insomma, un po' vedendo la lettura anche tecnica del successo del Pescara a Carrara e quanto emerge. C'è stato un buon Pescara all'inizio, poi si è perso, poi è uscita la squadra di casa e il Pescara ha avuto chiaramente la capacità di reagire, ma ha avuto anche la forza, diciamo così, di un buon organico sotto il profilo tecnico che gli permette anche nei momenti di difficoltà di portare a casa il risultato. La Serie C è questa. La conosciamo benissimo, se hai una squadra con alcuni elementi di qualità, io non sono assolutamente un grande stimatore di Memushai, però se gli lasci a Memushai la possibilità di battere a rete dal disco del rigore solo senza nessun ostacolo, chiaramente la partita la perdi. Però si sono viste buone trame. Sono un po' preoccupato, onestamente, scusa, poi Sì. chiudo. Sono un po' preoccupato per l'assenza di Chiarella che ha seguito tutto questo progetto di Auteri dall'inizio, dal primo giorno. Ha dato subito segnali importanti sotto l'aspetto dell'organizzazione tattica. Chiaramente è un ragazzo che poteva essere sicuramente in questo momento di grosso aiuto al Chiediamo subito ad tecnico. Andrea Costantini se ha novità sulle condizioni di Chiarella e anche di Bocic, che ieri si è infortunato. Beh, per quanto riguarda Chiarella, ha riportato nel corso della rifinitura pre-Carrara, quindi sabato, un problema alla spalla, l'entità è da rilevare, però insomma, potrebbe trattarsi di uno stop abbastanza lungo. Nulla da temere in particolare per Giannis, il difensore argentino che è andato ieri in tribuna, per lui un risentimento muscolare, dovrebbe fare due sedute di allenamento in via differenziata e poi rientrare in gruppo. Bisogna invece vedere la situazione di Milos Bocic, che si è infortunato dopo essere entrato a causa di un'entrata dura da tergo di un giocatore della Carrarese. Domani sosterrà gli esami strumentali e poi si capirà l'entità dell'infortunio del giocatore serbo. A Ovviamente te. Andrea aggiornaci sempre sul risultato di Certo. Modena Reggiana. Paolo Toro,
il significato di questa vittoria di Carrara, cioè che segnale è? Sicuramente un segnale positivo. Intanto ha dato la conferma che la squadra è in grado di crederci fino alla fine per risolvere le partite, pur avendo avuto la possibilità di poterla chiudere meglio, diciamo, nel corso del primo tempo e poi magari gestire in un'altra maniera la ripresa. E siccome anche contro l'Ancona nella prima di campionato si era verificato appunto questo recupero finale, quindi io penso che tutto sommato la squadra abbia delle buone basi di tra virgolette combattività per poterci credere fino alla fine. Certo, deve migliorare nella continuità, come ha opportunamente sottolineato Auteri, nella continuità nell'arco dei 40 minuti. Per il resto, insomma, mi sembra che intanto due vittorie nelle prime due partite aiutano molto dal punto di vista del morale. No, scusa, mi parlo, sì. Non ti voglio... chiaramente, secondo me, proprio nell'aspettativa del tecnico, c'era proprio l'idea di fare le prime 5-6 partite cercando di mettere in cascina quanti più punti possibili. L'obiettivo, poiché poi la C la conosciamo benissimo, no? E il risultato, secondo me, però, è l'elemento che più confortante di tutto, scusami se ti ho interrotto. Sì, no, ma poi sono risultati che confortano anche il fatto della valutazione sulla qualità della rosa, perché effettivamente dobbiamo dire, insomma, che abbiamo visto Memushai, per esempio, che ha ripreso bene, ha interpretato bene, insomma, il ruolo che era suo negli anni passati, e poi anche gli altri elementi, ovviamente. In particolare mi è sembrato positivo la prova del centravanti De Marchi, perché sì, il gol, che poi è una struttura fisica che nell'attacco del Pescara mancava da alcuni anni, quindi voglio dire, anche fisicamente io credo che sia un giocatore che abbia bisogno di continuità, di giocare con continuità, e forse da lui ci possiamo, poi ci sono anche delle varie alternative. Allora, prima, insomma, di sentire Riccardo e Francesco, andiamo a sentire subito cosa ha detto Auteri. Sono brevissime dichiarazioni, la conferenza stampa è stata piuttosto lunga, però abbiamo così estrapolato le frasi più salienti riguardanti soprattutto questa triplice sostituzione che c'è stata all'intervallo con il cambio del tridente. Mi auguro che rivedendola, perché la rivedremo in settimana anche diverse volte, riusciamo a capire alcune cose. Abbiamo qualità, e lo stavamo anche dimostrando, però abbiamo commesso anche tanti errori puerili nella gestione della palla, anche nelle occasioni del loro gol del pareggio con un tiro dai 25 metri, e questo in alcuni momenti ha fatto prendere un po' di coraggio alla Catanese, ha dato un po' di capacità, ma sempre dopo dei meriti nostri. Quindi questa partita la rivedremo, perché abbiamo qualità, ma io so che siamo in grado di migliorare, soprattutto sul piano della mentalità, sì, e dell'atteggiamento. A volte ultimamente soprattutto siamo un po' specchiati, e bisogna essere più risoluti, bisogna chiudere le azioni. Potevamo andare dentro tante volte, non l'abbiamo fatto, poi magari quando qualche attaccante fa qualche smarcamento profondo, non riceve la palla, sembra quasi che si scoccia, e quindi dobbiamo migliorare questi atteggiamenti che non vanno bene, così come dobbiamo migliorare tante cose. Nel frattempo questi tre punti ce li prendiamo, perché intanto li abbiamo fatti con merito, su questo non c'è dubbio. Partiamo subito da una domanda, Riccardo: è una vittoria meritata? Ma nei 90 minuti sì, però devo dirti che è un uomo fortunato. Nel senso che assolutamente sì, perché ha fatto una cosa che non si è mai vista nel gioco del calcio, che lui sostituisca un intero reparto a fine primo tempo, dove comunque quell'attacco ha fatto un gol e ha tirato 4-5 azioni, e lui ha parlato di una mentalità, l'ho ripetuto, sbagliata, cambiando tre attaccanti che adesso te li devi gestire, anzi cambiandone quattro, perché poi uno si è fatto male dopo 10 minuti, rischiando di compromettere una partita che stava andando su un binario giusto. Quindi soddisfatto di tante cose, soprattutto del risultato. Cioè, ma ti ha come... sorpreso questa decisione di cambiare? No, mi ha sorpreso, e ti dico la verità, non in maniera positiva, perché io non ho mai visto che venga cambiato un intero reparto. È vero che lui ha 7 attaccanti, ma a fine primo tempo cambiarne a 3 vuol dire bocciarlo. Io la leggo così, come una bocciatura, e onestamente questo attacco, soprattutto con De Marchi, non è assolutamente meritato.
uno. Punto secondo, ha rischiato poi con l'infortunio di Bocic, si è giocato il quarto cambio, ha fatto il quinto, un'espulsione stupida, ha dovuto giocare con Rizzo terzino in fondo su una difesa 4 per portare a casa il risultato. Quindi sei molto severo suo. No, sono severo perché è un atteggiamento onestamente che non mi piace. Capisco che probabilmente dopo tutti questi anni di spogliatoio un po' particolare serve un padre padrone, ma questo mi sembra un po' eccessivo, nel senso che Questo atteggiamento così da, onestamente ti dico la verità, non mi è piaciuto. Sono soddisfatto del risultato, sono soddisfatto del fatto che la squadra quando fa gol si uniscono, si abbracciano, però ti dico la verità, mi ha lasciato molto perplesso. Poi soprattutto ti dico, non era il caso di cambiare tre giocatori, eventualmente puoi cambiare Clemenza, cosa è stata molto forte. Ovviamente lui si prende la responsabilità, ma poi ha vinto, quindi ha ragione, ma se pareggia questa però partita... Però non è vero che non è mai successo, perché ricordo che in un Pescara-Fermana Galeone all'intervallo cambiò tre elementi, è vero che era sotto come risultato e alla fine riuscì a vincere, perdeva 2-0, vinse 4-2. Quindi comunque però ti prego di non fare paragoni così importanti. No, parlo di episodi simili. Episodi, paragoni. Episodi simili, però poi vediamo chi è d'accordo. Infatti, con questa analisi. Francesco, no, me non sono d'interrompo d'accordo. Perché abbiamo un collegamento tra poco, fino a quando non mi fa segno la regia. Non sono d'accordo per niente, stavo per ricordare, come hai fatto tu, il precedente di Galeone. Come episodio è ovvio, quella era una situazione, questa ne era un'altra. Io mentre quel segnale lo vedo come un segnale forte nei confronti della squadra, non è questione di essere padre padrone o di essere l'allenatore dal pugno di ferro, la carota e il bastone, tutte queste frasi. Quando sento parlare di carota mi preoccupo sempre, perché la carota è un ortaggio che poi non sai mai come, appunto, bravo, se fare... detto, bravissimo detto, attenzione alle carote, esatto, però il proverbio è quello, la carota del bastone, no. Pure il bastone si può operare, se non è un bastone italiano. Il succo è che io lo vedo mentre come un segnale forte nei confronti della squadra. Tra l'altro a quei tempi c'erano solo tre cambi e quindi li fece di colpo. Qui ce ne sono cinque, quindi lui ha dato un segnale alla squadra. Segnale doveva dare alla squadra? Perché stava giocando male la squadra. Il signore ha detto in conferenza stampa, vedeva questi attaccanti che non si muovevano come lui voleva. E abbiamo visto tutti che ci sono stati alcuni momenti che la squadra, come se si fosse, come posso dire, rilassata, non so se il termine esatto, sul vantaggio, padrone assoluto del campo, tu insisti e provi a chiuderla, ammesso e non concesso che sul 2-0 le partite si possono ora considerare chiuse, tante volte basta un gol per vincere. Quindi credo che abbia fatto bene. Poi lui fa delle valutazioni, secondo me non lui solo Auteri, l'allenatore, che noi non possiamo fare perché non viviamo dal di dentro la realtà. Anche sottolineato che non si tratta di una bocciatura, perché potrebbe ripresentare proprio lo stesso Tridente inizialmente contro il Pesaro. Evidentemente la volontà in quel momento di scuotere i tre attaccanti, sì, a livello agonistico, a livello mentale. Dimmi Andrea, scusami. Perché gara sospesa a Modena per problemi all'impianto di illuminazione. Eccolo. Ora stanno valutando il da farsi, hanno pagato sospesa. Ora siamo al 12esimo, quasi 13esimo, ma non si gioca da un po'. Così rischierebbe la sconfitta a tavolino il Modena se non si dovesse riprendere. Se non si dovesse ripristinare la partita. Paolo e Paolo, su questa valutazione di Riccardo, che... Ma lì io mentre guardavo la partita non ho capito se si tratta di una bocciatura o di una sperimentazione, forse un po' e un po'. Certo, io aggiungerei una soluzione di quel momento. In quel momento della partita lui ha ritenuto, certo, avendo visto anche cose e valutazioni tecniche che per noi sono più difficili da fare, che aveva dato un segnale così forte. No, a me non, attenzione, che non ho detto che stai sbagliando dicendo una fesseria. Io la vedo così. Fatto gol. Cioè, è stata una mossa a rischio sicuramente, perché comunque la squadra mi sembra che stesse giocando tutto sommato in maniera positiva, ha creato delle occasioni. O poi se lui alla seconda giornata, nonostante due vittorie in due partite, chiede di più alla squadra,
perché evidentemente sa che questa squadra e questi giocatori possono dare di più, perché l'organico del Pescara, per quello che il singolo giocatore, quindi il gruppo, i singoli giocatori hanno fatto nelle rispettive carriere, questa è una squadra che deve solo ed esclusivamente vincere il campionato, sia fare primo, non i playoff. Così come dovrebbe essere sempre, rispetto a quanto avveniva negli anni precedenti. Però posso dire una cosa, tu sai che io sono il grillo parlante, sì. Ma secondo voi, se Auteri a un certo punto dovesse mettere fuori squadra Memusciai, sì, o dovesse alternarlo, lo compattezzo lo spogliatoio, sarebbe... Penso di sì, perché Memusciai non ha compagni dentro lo spogliatoio. Non ha vecchi compagni, c'è di Grugli. Attenzione, io non voglio fare il processo a nessuno, no. Però abbiamo una, per non ripetere gli errori precedenti, abbiamo una buona memoria storica. Io mi ricordo il caso Livorno, quando Zauri ha avuto il coraggio, sì, di togliere, ma questa è una storia che si è ripetuta con altri allenatori. Lo stesso Grassadonia lo ha detto, sì, quindi non l'ho, sì, detto. Attenzione, cioè, capire, attenzione, cioè... Auteri ha vissuto nella sua carriera esperienze positive e negative, quindi a 360 gradi nettamente superiori a quelle, proprio per fatti accaduti, nettamente superiori a quelle di Zauro e di altri. Auteri sia più bravo di quello. Però, quindi sa come gestire. Un allenatore dopo come Otto, che l'aveva avuto vincendoci un campionato, la situazione è completamente ribaltata. Io dico una cosa, l'ho detto, lo ripeto, l'ho scritto, lo continuiamo a dire sul sito, cioè secondo me alla fine della seconda retrocessione andava azzerato. Allora Paolo, possiamo riprendere più tardi questo discorso, che è anche piuttosto interessante, perché siamo collegati con uno dei protagonisti della vittoria di ieri di Carrara. Si tratta del difensore Paolo Frascatore. Buonasera Paolo, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao, buonasera, grazie a voi. Allora, intanto soddisfatti, perché dopo due partite arrivano due vittorie, Frascatore sempre titolare, per te si tratta di un ritorno in maglia bianco-azzurra, ieri ha sfiorato anche il gol con quel colpo di testa che poi ha permesso a De Marchi di sbloccare il risultato. Ecco, che bilancio fai di questi primi 180 minuti, come ti sei ritrovato in casa a Pescara? E ovviamente in prospettiva cosa ti auguri? Beh, innanzitutto sono molto contento di essere venuto qui e mi auguro personalmente di avere un impatto sicuramente più positivo rispetto alla mia prima esperienza, dove ero molto più giovane, avevo meno esperienza e giocai poco, quindi ecco, personalmente mi auguro questo. E, primi 180 minuti sono arrivati 6 punti comunque molto importanti, quindi fanno bene al morale e fanno bene anche alla classifica, e possiamo ancora migliorare tanto e comunque penso che come partenza non è scontata, visto che siamo tutti ragazzi nuovi. Ecco, immagino che l'allenatore, che è stato anche critico nel giudizio della prestazione, vi tenga sempre ben concentrati, perché conosce questo campionato che è lunghissimo e ovviamente non si possono fare voli pindarici. Sì, esatto, come ho detto prima, ci sono delle cose da migliorare, ma ci sono anche tante cose positive. Ci sono tanti ragazzi che sono arrivati alla fine, io ho compreso, quindi dobbiamo capire anche bene i meccanismi e tutto, però insomma l'impegno c'è stato, anche tante note positive a livello di gioco secondo me, e diciamo che è un punto di partenza importante. Da qui, ecco, se riusciamo a migliorare tutti quegli aspetti che finora non sono stati, o magari quelle fasi di gioco dove non siamo stati ottimi, diciamo, ecco, che sono abbastanza positivo sul proseguo. Ecco Paolo, nella tua prima esperienza pescherese, se non ricordo male, con Pasquale Marino, giusto? Sì. Applicavate lo stesso sistema di gioco, un 3-4-3. Ecco, tu hai avuto poco spazio in quelle circostanze, ma quanto è diverso il modo di stare in campo con Marino da questo di Auteri? Beh, il gioco di Auteri è sicuramente più,
più offensivo, nel senso che vuole comunque accetta spesso, anche dietro ci ritroviamo con l'uno contro uno e lo accettiamo tranquillamente, quindi quando accetti questo vuol dire che in avanti hai un pressing che parte molto forte ed è un pressing organizzato ovviamente che parte dal primo giocatore fino all'ultimo e, questo ti consente a volte di prendere la palla in una zona più avanzata e quando hai palla di attaccare con più giocatori. Senti Paolo, poi lascio la parola anche agli altri amici in studio. Che campionato di Serie C hai ritrovato? Nelle prime partite il calendario ovviamente davanti a formazioni che sembrano più abbordabili, almeno fino alla partita interna contro la Reggiana. È un livello più basso questo del girone B rispetto al girone A o al girone C o no? Forse adesso che si sono mischiati un po' i gironi si sono un po' livellati i valori. La Serie C io ritengo, sono tanti anni che la faccio, è un campionato molto difficile e anche contro le squadre che pensi siano di bassa classifica poi in realtà sono partite mai che non sono scontate, sono sempre difficili da portare a casa, quindi dovremo ragionare partita per partita cercando di fare più punti possibili, sapendo che non è facile, questo girone come gli altri non lo è. Senti, hai sfiorato il gol contro il Napoli, lo hai sfiorato ieri quel colpo di testa che poi ha permesso, ripeto, a De Marchi di sbloccare il risultato, nonostante la tua presenza nelle retrovie, però sei portato ad andare avanti. Arriverà questo primo gol presto? Tu sei molto abile nel gioco. Speriamo, arriverà, ci credo, lo sto cercando. L'importante è che ieri, per esempio, da comunque la traversa poi è nato il gol, quindi l'importante è che l'abbiamo fatto, poi la gioia personale arriverà. Quanto è maturato Paolo Frascatore rispetto a 7 anni fa? Beh, insomma, è un altro giocatore che ha sicuramente maggiore consapevolezza, anche struttura fisica. Adesso è un giocatore completo che insomma in questo campionato sicuramente può dire da protagonista la propria. Mi incuriosisce molto il fatto di avere un allenatore come Auteri capace di mandare avanti l'intera tutta la retrovia, scusate insomma questo gioco di parole, ma lui è un giocatore che ha le caratteristiche tipiche dell'idea di calcio che ha Auteri. Sei d'accordo Paolo Frascatore? Perché no, innanzitutto ringrazio, sì è un ruolo che ho ricoperto anche in passato, però ovviamente poi con col modo di giocare del mister mi porta anche a salire un po' di più e a prendermi qualche licenza in attacco. Qui in studio abbiamo discusso fino a poco fa, non so se poi a questa domanda puoi rispondere, sulla scelta di cambiare nell'intervallo da parte del mister il tridente. Come avete letto voi compagni questa decisione dell'allenatore? Ma io penso che da quando c'è stato il cambio della regola dai 3 ai 5 cambi tanti allenatori fanno cambi al 45esimo, questo non vuol dire che sono bocciature, ma a volte avendo a disposizione 5 cambi, avendo comunque una rosa come la nostra che ti permette di avere giocatori in panchina forti come quelli che stanno giocando, di mischiare le carte in tavola all'improvviso anche per gli avversari è più difficile ritrovarsi 3 giocatori in attacco completamente diversi ma sempre forti, quindi penso la scelta sia stata quella e non è assolutamente una bocciatura. Quando Auteri dice dobbiamo essere noi a riconquistare i tifosi dopo 2 anni di delusione, ovviamente è una grossa responsabilità. Insomma, che piazza hai ritrovato a distanza di anni? Beh, ovviamente dopo 2 anni difficili è giusto che siamo noi a trascinarci un po' e spero che un po' col gioco, un po' con i risultati, pian piano riusciremo a tirarci dietro un po' tutta la città, perché io so, perché già ci sono stato, quello che può essere lo stadio pieno, quindi mi auguro che continuiamo a fare il risultato in modo da poter attirare più persone allo stadio. Prima della domanda di Andrea Costantini, difesa 3, difesa 4 per te è uguale, l'importante è che giochi?
No, quello assolutamente, anche attaccante, quindi no, è giusto, non... sarebbe decimo. Assolutamente. Attaccante saresti. Senti Andrea, hai qualcosa da chiedere a Paolo Frascatore, sì, che tra poco lasciamo? La curiosità, se quando quest'estate c'è stata la trattativa era stato preso dal Pescara per fare l'esterno o se si è ritrovato quasi casualmente a fare il centrale in una difesa a tre, anche se aveva esperienze in passato. E poi lui che viene da questo trionfo autentico della Ternana nello scorso anno, quali sono le componenti poi per vincere un campionato, quelle componenti che ha avuto la Ternana lo scorso anno e che vorrebbe rivedere in questa stagione, Paolo? Allora, il ruolo no, mi hanno preso per fare il terzo, quindi l'idea iniziale è stata quella ed è il ruolo in cui sono stato utilizzato fin dal primo giorno allenamento. Per quanto riguarda l'anno scorso nella Ternana è stato un mix di componenti forse irripetibili visto quello che abbiamo fatto, magari però sono sincero quando sono convinto del fatto che l'abbiamo costruito allenamento dopo allenamento, si era creata una competizione sana, un gruppo forte che poteva contare su due o tre giocatori per ruolo forti con esperienza. E un gruppo simile a questo, non a livello tecnico, ma a livello di compattezza? Assolutamente sì, era un gruppo con un'ossatura che veniva che giocavano insieme da due o tre anni, quindi ecco, anche quello aiuta. Noi forse qui siamo tutti un po' nuovi, però l'atmosfera positiva è alla base di tutto, quella si può anche creare in poco tempo e il gruppo qui già è molto unito e molto motivato, quindi il lavoro durante la settimana è un lavoro duro, ma lo facciamo tutti con grande predisposizione e quella è la base di tutto in questo campionato, più dei valori. Grazie Paolo Frascatore, in bocca al lupo per il proseguo del torneo, grazie, in bocca al lupo. Grazie, ufficio stampa del Pescara. A proposito del discorso che facevi prima sullo spogliatoio, sulla forza dell'allenatore, dove eravamo rimasti? Perché ho perso un po' il filo. Eravamo rimasti al fatto, alla scelta della società di non togliere tutti, di tenersi Memushai, perché sì, se fai la scelta di togliere tutti, giustamente, perché devi, dopo due anni di insuccessi, devi cambiare tutti. Mi viene da pensare che forse il presidente quest'anno si sarà sentito con l'allenatore, gli avrà chiesto: che dici, Memushai ti va bene? Sì, io mi tengo Memushai in una piazza dove negli ultimi due anni è andato tutto storto, dove di chiacchiere ne sono uscite tantissime, dove Memushai, come ricordavi tu, a Livorno ebbe quel gesto, poi tutto il resto, tutte le altre chiacchiere, quello fa questo, quello fa quell'altro, quello comanda, quello non comanda. No. Forse Auteri già sapeva tanto, gli è stato spiegato ancora meglio che cosa è successo dietro le quinte in questi ultimi due anni e gli avrà detto: che dici, forse Drudi e Memushai ci riteniamo, ti vanno bene? Se un giorno dovesse esserci un'ipotesi, ogni anno, no, perché la storia bisogna raccontarla da capo. Cioè, ogni anno questa storia è cominciata con in tutto un clima da rose e fiori. Poi nel corso dell'anno, quando alcuni allenatori hanno fatto alcune scelte, si sono accese le conflittualità, le dinamiche, chiamiamole così, le dinamiche interne. E io tu pensi possa accadere con Auteri? Io ho fatto una domanda. No, pensi, io non ho dato una risposta. Te lo chiedo. Non lo so, perché io Auteri non lo conosco. Con allenatori anche di carattere, chiaramente ci sono state dinamiche particolari. Io ho fatto una domanda. Sentiamo io personalmente, Paolo, se mi chiedi. Però ti dico, hai detto, io mi riferisco alla progettualità. All'inizio, alla fine di quella stagione è stato detto dal presidente: bisogna togliere tutti, e c'era Enrico, quindi bisogna togliere tutti significa zerare giustamente, anche intuitivamente, quanto c'era stato negli ultimi due anni, no? L'unico elemento di continuità nella gestione degli ultimi due anni è Memushai. Anche Galano. È Galano, però sì, sempre sul piede di partenza, però sì, il punto fermo di questa squadra è Memushai. E io ho posto una domanda, ho detto: che cosa succederà se dovesse magari essere messo in discussione? Paolo e Riccardo, Paolo. Io penso che prima di questa
dell'inizio del campionato, insomma, prima di questa situazione, sicuramente abbiano fatto tutti quanti un passo indietro nella razionalità del dover affrontare un campionato dopo un disastro dell'anno precedente, del doverlo affrontare in una maniera impegnativa, perché è chiaro che il Pescara non si può esimere dal fatto di non puntare alla promozione. Credo che Paolo però non si riferisca alle prestazioni atteggiamento fuori dal campo, quindi evidentemente ci sarà stato un discorso, io credo, chiarificatore tra la società e Memusciai prima, e adesso dopo questo discorso si trovano, cioè la situazione è gestita da un tecnico che lo conosciamo poco, però a me sembra un tecnico navigato, esperto e di carattere, insomma uno che almeno da come parla sembra che abbia anche una certa autorevolezza nei confronti della squadra, e quindi io penso che ci sia stato, ripeto, un passo indietro, un accordo pianificato, perché Memusciai ormai è alla fine della carriera. E qui evidentemente insieme con la società si saranno sentite, avrà accettato lui secondo me delle condizioni da evitare di minare. Ma è un'ipotesi, non è? Esatto, è una possibilità. È un'ipotesi, un pensiero. Sarà stato di fronte, se parli di autorevolezza, all'evidenza, poi vedremo. Allora, l'autorevolezza ci sarà la figura di Auteri, che l'altro anno non c'era, cioè di un tecnico che mi sembra abbastanza al di sopra delle parti per poter gestire adeguatamente queste situazioni. Io ho visto tecnici in questi due anni anche di carattere, uno di questi è stato Sottile sicuramente, che alla fine ma Sottile è stato un periodo, però abbiamo avuto anche ma era un periodo... erano altri, c'erano tanti altri, è forte, poi è anche protetto dalla società, non solo, ma c'erano tanti altri giocatori che adesso non ci sono. Questo, sì. Io stavo per fare un paragone, lo voglio fare lo stesso. Se ci sono 10 mele marce e io me ne tengo solo una, e prima che questa una o due mi vanno a contagiare tutto l'ambiente, tutto il cestino, esatto, e io sto rispondendo con una riflessione, con una supposizione. Solo di fronte al fatto compiuto, parlavate di autorevolezza, il cambiare tre giocatori, tutto il reparto d'attacco nell'intervallo, ho già fatto, ripeto, che è diverso da prima perché adesso ci sono 5 cambi, ma comunque 3 tutti di colpo, secondo me è un segnale di forza e di lavorare in un determinato modo. Poi, è stata una mossa azzardata che gli è andata bene. A prescindere dalla mossa di tutto, Pescara ha vinto la partita, quindi adesso che vai tu sempre a punzecchiare questo discorso. No, io sto dando una spiegazione. Sulla valutazione di... Lo vedremo quando, visto che ho notato che purtroppo per lui è abbastanza lento, e quindi probabilmente col gioco atletico della C, probabilmente qualche volta sicuramente andrà in panchina, un po' per una questione anagrafica, per una questione di tipo di gioco, e lì si vedrà. Sicuramente non è una situazione che mi lascia tranquillo, conoscendo tutto quello che è successo nel passato, però penso che, non so chi ha affermato che il mister è una persona di forte personalità, contrasterà questa cosa, però non vorrei, che è quello che avevo detto alla puntata anche scorsa, che succedesse quello che è successo in tanti anni, che questo inzigare uno spogliatoio, perché il problema del Pescara negli ultimi tre anni è stato lo spogliatoio. Certo. Il problema degli ultimi anni è stata una squadra scarsa per quello che doveva fare. I limiti ingigantici. Il contesto è diverso. Esatto. Che detto, cioè, prima ci poteva essere un capo clan, oggi Memusciai è clan. È uno dei. È quello che ti ho fatto esempio del cestino delle mele marce. 24. Cioè, ma scusate, però qui stiamo. Se si guarda sotto questo profilo, qua stiamo spostando. Io sono partito da un altro assunto, cioè non voglio fare il procedere filosofico, ma io sono partito dall'assunto. L'assunto è domanda, cosa succede? No, non sì, ho fatto, ho capito, domanda... non ho dato una risposta. Sì. Io ho detto, siccome ci sono state situazioni che sono diverse storicamente, ma questo nessuno lo discute, nessuno dice, io non dico che Auteri è più bravo di Zauri, no, non dico niente, io faccio un'ipotesi. Qual è l'elemento comune in questi tre anni?
è la gestione di alcune particolarità. Se queste particolarità si dovessero riverificare, ci sarà lo stesso effetto? Questa è la domanda. Però secondo me il contorno cioè, risponderti, chi vivrà vedrà. Però io voglio la tua domanda, la tua risposta. Ma io non ce l'ho la risposta, io mi sto ponendo... Allora, la risposta ce l'ho, perché quando arriva il problema, no? Mi dice, ma perché adesso va bene, 6 punti, la squadra dà un segnale di solidità, di forza, di essere tra le forze, per me in questo raggruppamento è la più forte di tutti. Ti faccio ora io la domanda, spero che non succeda... Pensi con solo elemento, come Memusciai... Posso rovinare un intero giocattolo costruito? Io non ho detto che Memusciai può... E allora ti rispondo io, secondo voi Memusciai non si rende conto, perché tra l'altro io ho grande rispetto per tutti, ma secondo voi Memusciai non si rende conto che oggi è una realtà completamente diversa da quella dell'anno scorso, di 2 anni fa? E allora nella domanda c'è già la risposta, con l'aiuto poi dei risultati, con una squadra che dà garanzie sotto tutti gli aspetti, garanzie però che negli anni passati non c'erano. Cioè, di partenza, quando si parlava di azzerare, io avrei tolto tutti. Questo è un altro discorso, quello ho capito. Anche la squadra di Zaura era partita bene, e poi è successo quello che è successo, quindi vedremo più avanti. Però sicuramente, quando tu dici una mela marcia in un cestino di mele sane, no, io non lo so se lui è una mela marcia. Sto ipotizzando il filo di sul discorso che hai detto tu, 2 anni. Che su 9 mele marce 9 le butti via, ma una mela marcia può rovinare un cestino di mele. Paolo? No, io penso che l'esperienza degli anni scorsi abbia suggerito alla società soprattutto di fare un discorso chiaro. Qualora si dovessero verificare delle situazioni simili a quelle degli anni scorsi, che però questa volta dovrebbero essere molto circoscritte, perché un solo elemento è rimasto nella continuità rispetto agli anni passati, quindi sarebbe una... Io sono convinto che Memusciai disputerà una grande stagione. No, io credo che oggi ci sia una soluzione già scritta a favore dell'allenatore, ma nel caso come ci si orienterebbe? Come? Nel caso non fosse così, ci sarà una soluzione già scritta in tribuna. Va in tribuna, voglio dire, come qualunque personaggio che si dovesse si alza la mattina nello spogliatoio rovino lo spogliatoio. No, uno inizia quando sta fuori, inizia ad andare dal vicino. Ma il contesto è diverso, è una squadra diversa, c'è un nuovo allenatore, c'è un direttore sportivo diverso, non ci sono sovrapposizioni negli incarichi, gli altri anni 2, 3, 4 direttori, 7 magazzini su. Se non gioca lui non ci sono alternative. Ma perché negli altri anni non c'erano le alternative? Ce n'erano anche di più volte negli ultimi 2 anni. Scusa, non è una questione d'alternativa. No, vabbè, voglio dire, è un 24esimo, ma lui come tu. Dalla domanda, cioè dalla riflessione. C'entra niente 24esimo. Cioè la domanda resta. Dobbiamo vedere la risposta. La domanda tua è pertinente, la risposta si può dare solo con il passare delle settimane e dei mesi. Che ne sappiamo che succede? Sicuramente una certezza. Il Pescara vince 8 partite di seguito e non parla più nessuno. La certezza è che comunque è da solo e quindi devi iniziare. La certezza è che deve rispondere lui sul campo. Assolutamente, come fa a rispondere? Però a livello caratteriale, io credo che la prima errore che fa. Andrea, a Modena che succede? Si è ripreso a giocare già da un bel po', 0-0, Reggiana più volte pericolosa con Rosafio, però Reggiana che ha rischiato di restare in 10 uomini per un intervento davvero al limite di contessa sull'ex biancazzurro Matteo Ciofani, però il direttore di gara ha risparmiato contessa, soltanto cartellino giallo, ma c'erano forse gli estremi per il cartellino rosso. 0-0, 37esimo. Andiamo in pubblicità, torneremo in diretta tra qualche istante, tra poco.
Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:44 minuti, aggiornamento sempre per Modena Reggiana. Andrea? 44esimo, sempre 0-0, immaginiamo un ampio recupero, visto che, lo ricordiamo, per 3-4 minuti la gara è stata sospesa per problemi all'impianto di illuminazione. A te. Dopo esserci collegati con Frascatore, difensore del Pescara, abbiamo un altro collegamento, questa volta con Milano, dove c'è il collega Daniele Barone di Sky. Buonasera Daniele, ben rivisto. Ciao Enrico, buonasera a tutti. Allora, ti abbiamo seguito ieri per la telecronaca su Sky. Ci confermi che anche domenica prossima Sky seguirà il Pescara? Sì, sì, te lo confermo e ho la sensazione che, insomma, il Pescara quest'anno su Sky si vedrà frequentemente, diciamo così. Quindi da pescarese hai messo in lista le partite del Pescara tra le 8 che Sky...
Ho messo la buona parola. No, non dipende da me, dipende da una serie di scelte che fa il palinsesto di Sky in base al bacino d'utenza, all'importanza della partita. Insomma, se il Pescara, che ha già un blasone importante, dovesse confermare questo, diciamo, questo avvio di campionato, diciamo che il Pescara sarà spesso protagonista tra le otto partite Serie B, proprio perché avete ripreso l'esclusiva per 3 anni del torneo cadetto, quindi stai un po' spingendo. Assolutamente, sto tifando in maniera forsennata. Senti, allora, abbiamo analizzato finora, anche con qualche critica, la vittoria di ieri. Le trovi giustificate? Ad esempio, il tuo amico Riccardo Clinco sostiene che Auteri ha commesso il grossolano errore del triplice cambio all'intervallo, di mettere Rizzo terzino, se non ricordo male. Insomma, è stato molto critico nei confronti di Auteri. Che ci dici? Il tuo pensiero qual è? Ma se vuoi faccio molto brevemente, Enrico, una considerazione più ampia, non so se l'avete già trattata, e cioè che io ho ricominciato ad avvicinarmi alla Serie C, a seguire la Serie C dall'anno scorso, perché da marzo scorso Sky appunto aveva incominciato a trasmettere partite di Serie C. Avevo notato come il livello rispetto a ciò che mi ricordavo di un po' di anni fa fosse drasticamente calato, cioè la qualità si fosse molto abbassata. Quando si diceva, no, ti ricordi un po' di anni fa, che il passaggio tra la C e la B per una neopromossa magari non sarebbe stato così pesante, perché appunto i due campionati si assomigliavano molto. Secondo me sono due campionati invece molto diversi. Necessariamente la Serie C ha dovuto fare fronte alla grande crisi del calcio italiano, soprattutto la Serie C, quindi costruendo squadre con tanti ragazzini e con qualche anziano, con qualche giocatore anche un po' a fine carriera. Quindi il livello mi sembra molto basso, e il Pescara, visto ieri, mi è sembrato una squadra nettamente superiore alla Carrarese, ma dico nettamente, per proprietà di palleggio, per qualità tecniche, per esperienza dei suoi giocatori. Però all'80esimo la partita era ancora 1-1, cioè il Pescara non la stava vincendo 6-0. Questo intanto dimostra che anche se dinanzi hai dei ragazzini o delle squadre meno importanti o con budget molto più bassi dei tuoi, insomma, in C devi veramente battagliare. Il Pescara le due partite le ha vinte, secondo me le ha vinte anche bene, così come sprazzi di buon gioco ho visto anche contro l'Olbia. Le tre partite le ho viste tutte, chiaramente ieri l'ho anche commentata. Quindi intanto mi sembra di poter dire che i segnali che il Pescara sta dando sono segnali positivi. Mi direte, siamo tutti d'accordo, che siamo soltanto alla seconda di campionato e alla terza partita stagionale. Criticare Auteri per le scelte fatte, Ricky, non sono d'accordo. Cioè, mi ha sorpreso molto vedere, a mia memoria non ricordavo un cambio di tre attaccanti tutti insieme al primo minuto del secondo tempo. Evidentemente ha voluto dare un qualche segnale. Ma perché? Quale segnale? Cioè, ma un segnale evidentemente... attacco, Daniele. Cioè, non hanno fatto un gol, De Marchi. Hanno fatto 4-5 azioni in porta. È stato un segnale molto forte. Se tu perdevi 2-0, potevo capirlo. Stai vincendo 1-0. No, ma sono d'accordo con te, che almeno due terzi del tridente, io li avrei tenuti, ma forse anche tutti e tre li avrei tenuti almeno per altri 10, 15. Ma poi soprattutto se è giocato il quinto cambio, se arrivi agli ultimi minuti, come hai detto tu, solo 1-1, con un uomo in meno, non hai il terzino per contrastare, hai messo Rizzo. Riccardo, io non riesco a credere che con tutta l'esperienza che ha Auteri sia stato così ingenuo o sprovveduto da non sapere che stava bruciandosi dei cambi, o che i tre cambi contemporanei comunque qualche scombussolamento potevano darlo anche in negativo. Auteri non è l'ultimissimo arrivato, avrà qualche difettuccio anche come allenatore, ma insomma 4 campionati in carriera vinti, 2 di Serie C, insomma mi sembra uno che abbia una certa esperienza. Forse pronti via intendo come stagione, vuole far capire subito a tutti che o si gioca in un certo modo secondo le sue direttive, oppure lui non ha problemi a fare anche tre cambi rischiando di bruciarsi, di
bruciarsene qualcuno. Io non sto nella testa di Autieri, quindi sarebbe il caso di domandare a lui appena ci sarà la possibilità di, sicuramente, di approfondire l'argomento. Devo dare la linea a Andrea Costantini, sì, forse cambiate il risultato. Ultimo minuto di recupero, Modena in vantaggio sulla Reggiana, rete di Ogunseye. A te. Allora, ovviamente non ci dobbiamo adesso fossilizzare su questo episodio, no, della triplice sostituzione, perché poi alla fine conta il risultato finale. Invece sulla valutazione che ha fatto Daniele sui valori della Serie C, che c'è più differenza di qualità tecnica rispetto alla Serie B, rispetto a qualche anno fa. È vero, il Pescara molte volte dimostra di essere anche di una categoria superiore, d'altronde la rosa è ampia e anche organizzata in ogni reparto, però mancano i dettagli che possono fare la differenza, cioè quei valori, l'agonismo, la concentrazione, il sacrificio, poi alla fine possono essere determinanti. Lo chiedo a Paolo e poi voglio sentire anche Daniele. Sì, i due Paolo e Francesco. Sono fondamentalmente d'accordo, ma credo che sia cambiata proprio la filosofia, l'idea del calcio in generale, in tutte le dimensioni, in tutte le categorie, in modo particolare nella C. Ricordiamo tutti, perché anche lui ha raccontato, per esempio, il Pescara di Ivo Iacone. Se andiamo a riprendere quel Pescara come valore, come cifra tecnica, sicuramente era nettamente superiore, ma anche da un punto di vista dell'organizzazione. Questo è un Pescara forte, come ha detto, giusto, però poi fai fatica in questo modo di fare calcio, con questo modo di scendere in campo, che hai tu che hai comunque l'idea di dover fare il primo della classe, con squadre fatte di ragazzini che hanno voglia di fare calcio al di là del blasone, al di là del proprio curriculum. È un campionato anche per questo che, come valore tecnico, è sicuramente inferiore al nostro campionato di C, che ricordiamo, di quello per esempio di Ivo Iacone, come ho citato prima. È un campionato, sì, è un campionato che almeno sotto il profilo tecnico è sicuramente inferiore. Contano molto di più qualità come l'aggressività, la velocità. Oggi gli allenatori puntano tutti, se sentite le dichiarazioni di prepartita, sul ritmo e sulla velocità. E quindi magari togliendo qualcosa alla qualità, all'aspetto tecnico. E poi è un campionato che attualmente presenta anche nomi importanti, perché se vediamo il Siena che si è rinforzato con Paloschi, lo stesso De Sena che è andato a Chiavari con Lentella. Però non sempre vincono, no, ha ragione lui quando dice, sì, cioè poi non è che di per sé vinci perché hai un sì, alla fine fa pure la differenza. Però molto spesso trovi ragazzi che... L'altro aspetto riguarda il fatto che Autieri se ne giocherà tutte le partite, vorrà imporre sempre il proprio gioco, non speculerà mai sul risultato. Per questo probabilmente a fine partita non si ritiene mai soddisfatto, perché non vede ancora la squadra padrona del campo per 90 minuti. È la terza. Sarebbe anche impossibile. Poi siamo all'inizio del campionato. È la terza, Paolo, e poi anche Daniele. Sì, sì, secondo me quando Autieri a fine partita sottolinea quella insoddisfazione, quindi silenzia un po' l'entusiasmo, parlando della mancanza... Perché poi l'analisi è stata molto lucida, molto obiettiva. Lucida. Molti allenatori dicono abbiamo vinto e abbiamo giocato bene. No, lo detto, abbiamo vinto meritatamente, però se devo dire la soddisfazione, non è soddisfatto sulla continuità della squadra, ma chiaro, siamo solo alla seconda partita e quindi questo è forse anche comprensibile. E comunque è il primo a sottolineare che il gruppo ha dei margini di miglioramento, cioè rispetto a quello che si è potuto vedere dopo queste prime due partite, secondo lui, ma credo anche secondo le aspettative, insomma, degli osservatori, è una squadra che per la caratura tecnica che ha sicuramente dei margini di miglioramento. È chiaro che in Serie C rispetto alla Serie B il peso agonistico conta un po' di più e la tecnica un po' di meno, diciamo, per arrivare al risultato, ma questo Autieri lo sa bene. Riccardo, e poi voglio sentire Daniele cosa pensa, ma Autieri ti convince adesso, a parte questo episodio della triplice sostituzione, come allenatore ti dà fiducia, sì, è l'uomo giusto contesto? Ti dico la verità, io ti dico come la penso, mi dà fiducia, ma perché te lo chiedo perché sembreresti prevenuto nei suoi confronti. Ma assolutamente, per me è un buon allenatore, un allenatore di categoria, come ha detto Daniele, però secondo me probabilmente, guarda, ti dico proprio come la penso spassionatamente, con la storia del Pescara, con la storia dello spogliatoio
allenatore del Pescara si è forse caricato questa voglia di fare da padre padrone, e ripeto questo, è per far dire qui comando io. Deve essere il padre padrone dello spogliatoio. Sì, lui, però tu rischi poi di avere tre giocatori, che sono tre ragazzi, che adesso devi gestire, perché lui fa, secondo me, non gliene frega niente. No, no, non è vero, perché lui ha detto probabilmente sono i tre che magari ripartono domenica. Non gliene frega niente. Ho capito, però ti posso anche dire il fatto che non ha inserito negli altri tre Ferrari, perdonami, che forse per caratteristiche doveva essere uno dei tre che doveva entrare, cioè, anche su questo se vuoi... No, Ferrari è entrato. Sì, al posto di Bocic. Sì. Ho capito, ma non è entrato allora, nel secondo tempo. No, cioè io ti dico, se tu mi dici è un buon allenatore, sì, ma okay, anche lui secondo me sta prendendo le misure. Attualmente, caratterialmente sì. Adesso vengo da te, Francesco Daniele, perché prima ci eravamo soffermati sull'argomento dell'autorevolezza in uno spogliatoio che negli anni precedenti ha avuto dei problemi. Credi anche tu che queste situazioni saranno difficili da rivedere? Parlo ovviamente di Musilunghi, di comportamenti non corretti. Vado con la regina delle banalità, cioè più vinci e meno Musilunghi hai, nel senso che evidentemente la squadra dello scorso anno e anche quella di due stagioni fa sono stati gruppi che hanno vinto poco e che quindi hanno fatto sì che all'interno dello spogliatoio si generasse più nervosismo, più pessimismo che non ottimismo e serenità. È evidente che questa è una squadra che invece è stata costruita per vincere, quantomeno per concorrere a vincere in Serie C, è partita bene. Secondo me anche qualche sfumatura negativa si potrà annullare se continua la squadra a portare a casa i risultati. Casomai quello della gestione di Auteri, al di là degli aspetti, come dire, disciplinari o autoritari, deve diventare un esercizio di gestione proprio a livello di numeri, perché questa è una squadra, come hanno ricordato lo stesso Auteri, dirigenti alla vigilia del campionato, soprattutto, pardon, alla fine del mercato, una squadra che adesso ha doppioni in senso buono in tutti i ruoli. Ieri Auteri ha provato tutti e sette gli attaccanti, cioè, adesso al di là delle letture che si possono fare, cioè significa che adesso per lui il lavoro deve diventare doppio, cioè insegnare a questa squadra come vincere in campo, ma poi allenarla anche all'interno dello spogliatoio per cercare di dire ci sarà spazio per tutti, sì, ma io su questo, Rico, c'ho un'altra idea, cioè se cambi poi sempre tanto formazione, alla formazione stessa non dai quella identità di cui forse ogni squadra in ogni campionato ha bisogno. È vero che i giocatori vanno fatti ruotare tra Coppa Italia e campionato finché dura la Coppa Italia, speriamo anche lì tanto, però poi gli 11 barra i 15-16 li devi scegliere, perché se comincia a cambiare ogni settimana il tridente davanti e quelli dietro, no, gioca in grosso, no, rigioca Frascatore, no, rigioca... Però lui stesso in conferenza stampa ha detto qui io ho tutti i titolari, perché se ha 9 attaccanti, se un Valdifiori va in panchina, se in grosso titolare lo scorso anno nel Pisa ancora trova spazio, veramente sono tutti titolari. Però secondo me a lui piace anche questa storia di avere giocatori quotati che può gestire come meglio crede lui. Lui è proprio il polso. Però Enrico, lui ha freschissima l'esperienza non positiva dello scorso anno a Bari, quando criticabile o no, ma la rosa che aveva a disposizione era una rosa sulla famosa carta. Però non era funzionale alle sue idee, se ricordi bene. Non era, sì, però aveva tanti giocatori, aveva una rosa, come si dice in questi casi, molto profonda, molto ampia, cioè dietro, in mezzo, davanti. Alla fine anche lì, nel tentativo di trovare il bandolo della matassa, la matassa l'ha persa del tutto, perché cambiava quasi ogni settimana formazione. E perché alla fine è vero che davanti ha avuto una Ternana che ha, come dire, li ha annichiliti anche a livello psicologico, il Bari e tutte le altre, però credo che a Bari uno dei problemi che Auteri ha avuto è stato quello di gestire una rosa forse fin troppo ricca, almeno in termini numerici. Prendo spunto da questa riflessione, Francesco, secondo te lui punterà su un gruppo ristretto oppure, come ha detto in conferenza stampa, davvero ci sarà spazio per tutti, quindi cambierà molto?
Questo lo vedremo, non lo so, non credo. Lui ha esperienza, perché può vedere, si sofferma a pensare come è andata l'anno scorso a Bari, però poi ci stanno pure le esperienze di Benevento e con la Nocerina, quindi sa come si gestisce una squadra. Francesco, erano organici meno ricchi, sia quello di Nocera che sì, quello di Benevento. Quello di Benevento rispetto a questo del Pescara, a quello dello scorso anno. No, rispetto al Bari soprattutto. Esatto. Quello di Bari però in tanti sostenevano all'inizio della stagione che forse era, come possiamo dire, più che organizzato, era un organico dove magari su determinati settori dell'assetto tattico c'erano più giocatori che in un altro settore, quindi forse era stata costruita diversamente, andando magari dietro ai nomi più che alle scelte nei vari ruoli. L'anno scorso nei mercato sono state emblematiche, esatto. Sostiene, io sono molto contento, due giocatori per ruolo, quindi l'anno scorso la Ternana che ha ucciso il campionato era la squadra dell'anno prima, che non è che fosse che andò tanto bene. Ternana da due anni lavorava al progetto, esatto, e l'anno scorso poi sono stati inseriti 4-5 giocatori. Facciamo i complimenti ad un altro pescarese illustre che ha fatto veramente un capolavoro. Chi? Il direttore sportivo della Ternana. Ah, sì. E furono messi 4-5 l'anno scorso, ci misero 4-5 giocatori proprio di spessore in ruoli specifici, dove l'anno prima quelli che c'erano non erano andati bene. E no, dico, per dirti, quindi... come diceva lui, la Ternana l'anno scorso, se andiamo a vedere, Riccardo, se ricordo bene, la testa perché, no, Riccardo, 15, perché... momento, 15-16 velocemente, 15-16 giocatori sono quelli che hanno giocato molto di più rispetto ad altri. Poi hai detto bene tu, il risultato è la panacea di tutti i problemi, eh? Arrivano i risultati, si vogliono tutti quanti bene e tutti stanno zitti. Mi riallaccio a quello che ha detto Daniele, l'anno scorso il Bari era una corazzata, ricordiamocelo. Costruita male. Ma io su questo ho un po' di dubbi. Ho capito, dopo è arrivato un altro allenatore e continua ad andare male la squadra. Un leader quando viene riconosciuto dagli altri, non quando si impone come leader, ricordalo. Infatti gli hanno riconosciuto di essere il migliore allenatore della C. Beh, sì, io non lo so. Vedremo, speriamo. Allora, finora lo è stato, come numeri. Beh, lui è Braglia. Sì, beh, l'anno scorso devo dirti che... L'anno scorso il Bari è andato... Quando è andato un altro allenatore? Peggio l'anno scorso. No, siccome lui un momento fa ha detto che a Bari è andato male. Io quello che è arrivato dopo leader, è andato peggio. Ho detto che un leader è quello che viene riconosciuto dagli altri. Ma quello che dice che è un leader. Allora, se i giocatori fossero seri, veramente dovrebbero sempre riconoscere l'allenatore come il leader. Questo inizio di campionato permette anche al Pescara di avere, Daniele, un calendario abbordabile, non diciamo facile, perché fino alla partita in casa con la Viterbese arriveranno tutte squadre di modesta portata. Quanto conta, come in ogni campionato, partire, non so, con una serie utile di lunga durata? Tantissimo per la squadra, Enrico, ma anche per l'ambiente. Ieri guardavo la scena bella dell'esultanza di Memusha e degli altri ragazzi sotto quello spicchio di gradinata con quei 50 più o meno tifosi del Pescara. Ecco, cioè, ho rivisto scene a cui ci eravamo in qualche modo disabituati, no? Nel senso che si è vinto poco negli ultimi anni, si è festeggiato poco, si è esultato poco. Intanto pensavo anche un'altra cosa, quanto il calcio in questi casi in maniera positiva faccia opera di rimozione, nel senso che è come se in quel momento ci fossimo dimenticati di tutte le cose brutte, per non dire peggio, dell'ultimo anno. Quel gol di Memusciai ha riacceso in qualche modo la spina, non dico dell'entusiasmo, quantomeno dell'ottimismo. Io penso che il calendario, sempre sulla famosa carta, agevole, possa permettere al Pescara di fare altri punti e possa permettere di conseguenza e contestualmente all'ambiente di ritrovare appunto quegli aspetti positivi che abbiamo un po' perso per strada in quell'ultima disgraziata stagione che ci siamo messi alle spalle. Quindi la squadra ne trarrebbe giovamento, ma secondo me un po' tutta la città, un po' tutta la tifoseria, certo, tornerebbe veramente anche se poi a compattarsi. Il campionato ovviamente si decide
in primavera, perché anche il Padova. No, assolutamente, però una buona partenza, andiamo anche qui un po' oltre le banalità, veramente aiuterebbe tanto sotto tutti i punti di vista. Daniele, ce n'è bisogno, a Pescara ce n'è bisogno. Certo, Daniele, noi ti ringraziamo, non so se qualcuno vuole togliersi delle curiosità, possiamo lasciare Daniele da Milano, il saluto da Paolo De Carlis, Paolo Toro, Riccardo. Grazie, Pino, grazie ragazzi, Stantino. Buon campionato. Allora ti sentiremo domenica ancora dall'Adriatico Corrado. No, domenica non ci sono io, sono impegnato sulla Serie A, però spero presto di tornare anche a occuparmi di C e del Pescara. E in B dove sarai? In B venerdì sono a Benevento, tanto che stavo, infatti mi avrete forse pizzicato, che guardavo sul telefono la partita di Modena, nell'Altv stavo guardando il Benevento che sta giocando un amichevole a Napoli, sta vincendo 2-0, perché venerdì sarò a Benevento a fare Benevento-Lecce. Grazie Daniele, grazie e buon a lavoro. A voi, buona serata. Milano, grazie. Ciao. Andiamo ciao, allora, ciao. Aggiornamento Andrea da Modena. Siamo all'intervallo, Modena avanti 1-0, rete di Ogun Seiya sulla rete. Linea Maurizio Dagui, tra poco parleremo di Galano. A tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene! Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Storia siamo noi. La nostra storia parte da lontano. Promozioni e vittorie ci hanno sempre unito, ma anche le sconfitte, dalle quali ci siamo sempre rialzati. La storia siamo noi padri. Questa storia continuiamo a raccontarvela alla radio. Tutte le partite del Pescara in Radio Cronaca con Enrico Rocchi. Rete! Il Pescara raddoppia! Radio California, radio ufficiale Pescara Calcio. California! DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22:11 minuti, torniamo in diretta. Allora Andrea, aggiornamenti sempre per Modena Reggiana. Non ci sono sviluppi, si gioca da 5 minuti nel secondo tempo, Modena sempre avanti 1-0. A te. Allora, stavo parlando un po' dei singoli, parliamo di Galano, ecco cosa ha detto Auteri, perché qualche collega ha sollevato il problema Galano. Sentiamolo. Il senso è quello di senso di appartenenza alla maglia, non è che uno può stare un giorno dentro, un giorno fuori, le cose vanno dimostrate. Galano è un giocatore forte, fa parte di questa rosa come ce ne sono tanti altri forti in questa rosa, ognuno si dovrà meritare le proprie chance con spirito di sacrificio e con senso di appartenenza, perché nessuno vive di meriti acquisiti. Cioè io i meriti li dobbiamo acquisire con la maglia del Pescara, è la cosa fondamentale. Poi, se poi in questi argomenti ci dà anche una mano, non è una brutta cosa. Nessuno vive di meriti acquisiti. Insomma, è stato veramente tranciante. Ma ha ragione, questione di scelta. Cioè, scusate, l'allenatore campione. Scusami Paolo, l'allenatore campione d'Europa. Ieri, a sorpresa, dopo la partita precedente dove Chiesa aveva giocato ancora una volta bene, aveva fatto gol, ha fatto giocare Berardi. Pessina, che agli europei un mese fa, un mese e mezzo fa, lo abbiamo visto tutti. Quando entravo, ha giocato quasi sempre dopo, eccetto mi sembra una partita dall'inizio, ma ha dato sempre un notevole contributo e una vivacità, è andato in tribuna. Mi fermo a questi due esempi, ossia sono scelte che fa l'allenatore. Perché se poi uno è convinto che Auteri ce l'ha con Galano, secondo me chi pensa questo è scemo. Punto. Paolo. No, in effetti qui sono dichiarazioni abbastanza forti che mettono il giocatore di fronte alle proprie responsabilità. Lui dice qui non si gioca per meriti acquisiti, ma per meriti acquisiti sul campo. E qui non so Galano, mi fa pensare che tra i due ci sia stato qualche chiarimento anche abbastanza significativo, perché difficilmente un allenatore arriva in conferenza stampa dopo una partita vinta così di fronte a una domanda, la retorica, il giro di parole, il panegirico, ma soprattutto il giro di parole. D'altronde l'esordio in campionato fa giocare il giovanissimo Chiarella. Allora, Chiarella per me, sì, ve l'ho a prescindere detto, dai meriti di giocatore, dal valore, giocatore straordinario. Però, passa avanti. Gioca ieri Clemenza e gioca bene. Ho capito. Ragazzi, noi abbiamo un'età per ricordare quando è arrivato Santo Tovaglieri con Tom Rosati. Ce lo ricordiamo tutti. Era un ragazzino che arrivava dalla Roma. Alla prima partita si parlava di grandi nomi, l'ho preso, l'ha messo in campo, non è uscito più. Cioè il calcio è pieno di questi esempi. Secondo me questo è un vero e proprio ultimatum per me nelle parole, cioè non ha usato giri di parole, non ha usato eufemismi, ha messo il giocatore di fronte alla propria responsabilità ed è stato veramente diretto. Riccardo, perché sei muto, sei riflessivo? Galano doveva andare via, è rimasto, infatti è uno dei due con Busellato che doveva andare fino alla fine, si aspettava la cessione di Galano che poi non c'è stata. Chiaramente essendo un giocatore che ha una qualità, perché è un giocatore di categoria superiore Galano, sì, però perché la deve dimostrare in campo. Ma secondo me così. Ha parlato con l'allenatore gli ha detto io qualche chance te la do, giocatela, però devo dirti che quello che ho visto di Galano al secondo tempo non è che mi ha impressionato come un fuoriclasse, ha fatto il suo compitino. Cioè è Galano che deve sforzarsi. Ma assolutamente, Galano doveva sforzarsi anche due anni fa, cioè l'anno scorso, che in certe partite era completamente assente, che era in campo, addirittura in un'azione, io me lo ricordo, perché le partite le vedo, al contrario di qualcuno, che andava verso la porta e non si è fermato, è tornato indietro, è passato anche indietro. Per questa io queste cose me le ricordo purtroppo. Questa dei rigoristi che vede Pompetta al primo posto, non c'è Memusè, non c'è nemmeno Galano.
per Galano Auteri ha detto non era nelle prove generali dei rigori perché si è inserito più tardi, però lui insomma deve riguadagnarsi la pagnotta, no? Sì, certo. Un po' di credito, wow. Certo, però se gioca come ieri, come diceva Riccardo, è un po' dura. Il curriculum di per sé non è sufficiente per poterti assicurare il posto, ci mancherebbe, soprattutto nel caso di Galano che insomma ha passato un'estate sempre lì sull'uscio della porta, cioè vado, non vado, e non è stato ceduto perché non sono evidentemente arrivate delle offerte convincenti, soprattutto tali da evitare una minusvalenza al bilancio del Pescara, perché sennò Galano sarebbe andato via. E quindi questo nel contesto del gruppo in cui comunque lui è rimasto, insomma, è stata una figura che ci stava un po', forse per un po' di tempo, a mezzo servizio. Quindi intanto deve recuperare quello, deve dimostrare all'allenatore che, come ha detto Auteri, mi sembra, deve sentire veramente la maglia. Poi a questo punto, siccome non è stato ceduto, il problema di Galano, come ho detto in qualche altra occasione, deve essere trasformato secondo me in opportunità. Cioè è un giocatore che ti potrà tornare sicuramente utile, è chiaro che ci vuole la sua massima collaborazione, perché sennò è inutile che parliamo, però se c'è la sua massima disponibilità e collaborazione, è un rapporto comunque che va ricucito, e non appena possibile, diciamo, tornerà in linea come preparazione, anche come inserimento, come devo dire, psicologico, no? Forte nella squadra, secondo me è un'arma di cui il Pescara si potrà, un'arma in più di cui il Pescara si potrà servire. Pompetti sbaglia il calcio di rigore, però non si demoralizza e poi procura l'assist per Memusciai, testa da giocatore esperto. Io sono innamorato calcisticamente di Pompetti, giocatore di qualità, intelligente, di carattere, tatticamente sempre attento, un giocatore, poi è uno che gioca sempre a testa alta. Io stavo rivedendo il gol di Memusciai, io penso che Di Natale negli spogliatoi... Beh, lì Luci non l'ha seguito nella marcatura. Mamma mia, lì è stata una cosa, un errore clamoroso, ma difficilmente... No, voglio tornare a Pompetti perché veramente... Da lustrarsi gli occhi. Finora ti ha sorpreso? No, Francesco. In parte sì, perché sta giocando, se questo gioca tutto il campionato così o fa 25-30 partite a questo livello, un altro anno lo troviamo, vabbè, intanto significa che il Pescara va in B e poi il Pompetti lo troviamo in Serie A, c'ha tutte le qualità per diventare un giocatore di primo livello. Anche come quel segnale che hai detto tu, si è sbagliato il rigore, vabbè, ci può stare, continua a giocare, ossia ha dimostrato personalità, carattere, voglia di fare bene, è giovane, c'ha tutto dalla sua per vivere una stagione esattamente di più. Guarda. Io tra i nuovi volevo fare le congratulazioni alla dottoressa Spada, che è nuova, non ha avuto modo di farla. Medico sociale, diciamolo per chi non conosce. Un medico di buona esperienza. Nuovi ruoli. Brava, preparata, bella, simpatica. Riccardo? Assolutamente Pompetti. Pompetti? Sì, molto. Paolo? Mi è piaciuto proprio molto, ma proprio come si gioca. Non so chi ha detto a testa alta, lui l'ha detto. Io l'ho detto. Ah, tu l'hai detto, lui figura se lo dice lui. L'hai detto tu. Perché sai che mi somiglia. Esatto. Gioca a testa alta, gioca a persona, mi piace molto. Ha un buon piede, mi piace tanto. Paolo? Sicuramente Pompetti, sono d'accordo con chi lo vede bene come regista davanti alla difesa, anche per il fatto di come si presenta, della personalità che mostra davanti alle telecamere, sì, quando va, è molto spigliato, sì, vero. Risposte molto chiare, dimostra di avere quindi le idee molto chiare, proprio come dicevi tu, come un giocatore più maturo, nell'esperienza nei club importanti, quindi serve anche questo. Poi non ci dimentica, è vero, ha sbagliato il rigore, come diceva De Gregori, non è che da quello, certo. Si gioca, poteva sbagliare, era lui, diciamo, il designato, il rigorista designato, perché però ha fatto l'assist per il gol finale e anche ha battuto la punizione, mi sembra, dalla quale, cioè, poi è nato il primo gol di De Marco. Cioè effettivamente calcia benissimo, è sempre nella zona allora, della magica, nel vivo. Domenica arriva il Pesaro, sì. Sinceramente non conosciamo molto la rosa, però ricordiamo una trasferta a Pesaro che abbiamo fatto io e te, in cui siamo usciti congelati.
Sì, era l'anno della promozione dalla C alla B. Il guaio è che dopo il congelamento vi siete scongelati. No, è una squadra che finora occupa, se non erro, l'ultimo posto in classifica. Anzi, vogliamo rivedere la classifica aggiornata anche con il risultato di Modena-Reggiana, perché il Modena passerebbe a 5 punti, se non va, no, a 4 punti. Modena andrebbe a 4 punti 4 con la vittoria. Sì. Con il vantaggio del Modena abbiamo Siena, Cesena, Gubbio, Modena a 4 punti, la Reggiana a 3. Siamo soltanto alle prime giornate, però il Pesaro è in fondo alla classifica. Beh, che squadra è il Pesaro, Andrea? Possiamo dire che questa squadra ieri ha sciupato un doppio vantaggio contro il Pontedera, subendo due reti nel secondo tempo in pochi minuti. È una squadra che gioca con la difesa a tre, recupererà il suo giocatore di maggiore livello, che è Gavazzi, che è arrivato in estate, è stato squalificato perché è stato espulso a Siena. Queste sono le immagini di ieri? Sono immagini di ieri, un gran gol segnato da Marcandella, che è una mezza qui che va al tiro, deviato. Io sottolineo, faccio notare il giocatore che segnerà il secondo gol, tra poco lo vedremo, che è un argentino, Tonso, 31 anni, è un giocatore cui prestare grande attenzione, perché pare sia essere uno dei migliori giocatori del campionato. Beh, qui segna un gol, qua, qui segna, bravo, qui segna un gol d'opportunismo, ma è un giocatore da tenere d'occhio, perché è un brevilineo, driblomane, e quindi prestiamo attenzione. Giocano con la difesa a tre, Gavazzi tornerà al centro della difesa, il centrale dei tre, e poi lì davanti Tonso fa coppia normalmente con Gucci, ex attaccante del Fano, tipica prima punta abbastanza strutturata. È una squadra, diciamo così, mediocre a livello di Serie C, fase, però difensiva. Insomma, non va sottovalutato questo avversario, che però è chiaramente alla portata del Pescara. Questo Tonso, è il gol del 2-2. Lonzo, quello che... No, e quello è il portiere, secondo me si saranno dentro lo spogliatoio. È un Tonso il portiere, per non dire qualche altra cosa. Sì, ci sono stati diversi errori dei portieri in questa giornata, anche quello dell'Olbia, che aveva fatto bene a Pescara, anche Paroni, che era stato ottimo contro il Teramo, ha fatto una papera clamorosa nella gara persa contro l'Aquila Montevarchi. Ma qui l'uscita, non prende la palla con le mani sulla linea. E qui probabilmente lui pensava di essere in area di rigore, quando si è accorto che era fuori l'ha lasciata, e Tonso lo ha bruciato. Argentino, 31 anni, quindi un giocatore abbastanza maturo, ma è un brevilino che potrebbe mettere in difficoltà i difensori strutturati del Pescara. Allenatore Banchini, che lo scorso anno, già dal 2018, allenava il Como. Lo scorso anno fu esonerato a dicembre, arrivò Gattuso e Gattuso portò, non Rino Gattuso, portò il Como in Serie B. Si può pensare, per chiudere, ad un filotto di vittorie tra Pesaro, Montevarchi, Viterbese e Gubbio, almeno fino alla sesta giornata, con il padre Bordaggio. Vista la condizione attuale del Pescara e gli organici delle squadre che affronterà, giustamente, come ricordava Daniele Barone, parliamo sulla carta, perché fino a quando non finisce il girone di andata, un quadro proprio esatto quasi non si potrà avere. Visto tutto questo, la possibilità c'è, cioè molto dipenderà dal Pescara, perché tra Pescara e Pesaro come organico c'è una differenza notevolissima, e quindi se il Pescara saprà sfruttare le proprie risorse non gli dovrebbe sfuggire la vittoria, ma dovrà fare di tutto per vincere questa con Pesaro, e magari poi, ecco, come dicevi tu, provare a fare filotto, perché non ci stanno le prossime 3-4 partite, 2-3 partite, ostacoli insormontabili. Non è molto ottimista, attenzione, Riccardo? Scusami, velocemente, attenzione, prima dell'inizio del campionato si ricevono, sì, tra le favorite, oltre a Pescara, Reggiana, Modena, Siena e Entella. Allora, l'Entella ieri perdeva 3-0 a Montevarchi, ha vinto contro il Teramo, che è una squadra di seconda fascia, ma che il primo tempo ha creato grossi problemi all'Entella, e poi, come ricordava Paolo, il portiere fece miracoli. Poi va in vantaggio l'Entella su una punizione alla Pirlo, alla Del Piero, scegliete voi, Schenatti. Ieri il Siena, poca roba. Bravo, sintesi, poca roba. Il Modena sta dando qualche segnale, perché stasera, se batte la Reggiana, già supera un test. La Modena e la Reggiana sono due squadre che, ripeto, l'organico, ecco, come per i giocatori che hanno, dovranno recitare un ruolo di primo piano. Quindi, Riccardo, poi si vedrà. Ma per quanto riguarda la partita di No, sull'eventuale Montevarchi, non è che uno va così. Il Montevarchi, no, attenzione, non sottovalutiamo le squadre, nessuno, cioè a partire dal peso, non lo dico
un po' personalmente, non vuol dire che le altre squadre vanno rispettate, però sulla carta ci sono dei valori tecnici differenti, lo stesso Montevarchi come Pesaro, Viterbese e Gubbio, poi si arriva alla settima giornata con la Reggiana, volendo si può fare. Sì, ti dico, vedo la trasferta di Montevarchi un po' complicata di tutte quelle che tu hai detto, ma sì, per i valori in campo, perché comunque una squadra che fa tre gol a Lentella è comunque una squadra che c'è in questo momento, gioca in casa, mentre sono molto più tranquillo per non la partita. Gioca in casa perché gioca a Pontedera. Gioca a Pontedera e quindi gioca sempre in casa. Sì. Cioè, non giochiamo noi qua, però ti volevo dire che come la vedo una partita probabilmente più semplice domenica, quella di Montevarchi la vedo un po' più complicata. Poi però, perdonami, facciamo una bella vittoria, andiamo là con entusiasmo, si può andare anche a vincere. Allora, chiudo invece con i due Paolo per chiedervi cosa serve in più a questa squadra, Paolo Toro e Paolo De Carlis. Ma guarda, in più serve un generale assestamento che porti ad una continuità di gioco per tutte le 90 Quindi, minuti. Continuità. Continuità. E questo penso che sia, perché poi insomma, siete d'accordo che è piaciuto resto molto il primo tempo con Lanconi, primo tempo con Lanconi, ieri, primo tempo pure, quindi dare pure continuità ieri. Cioè, ma guarda, io non so, la impressione personale ovviamente, già la partita con il primo tempo si è visto un gioco arioso, molti cross, e c'avevi la punta in mezzo all'area che comunque era in grado, no, di dare fastidio alla difesa centrale avversaria, cioè, quindi voglio dire, sono emersi diversi lati positivi, certo, però poi bisogna dare continuità, una continuità nell'ambito della stessa partita, perché poi i primi 20 minuti con l'Ancona del secondo tempo stavano per compromettere. Paolo, oltre alla continuità? Secondo me la vittoria, vincere, e credo che nella mente, ma comunque dentro lo spogliatoio, si siano dati l'obiettivo di chiudere, di vincere queste 5-6 partite per mettersi a fare la lepre. Ho proprio questa sensazione, anche da come parla, la sensazione di vincerle bene, giocando male, ma vincerle portando il risultato a casa per poter poi anche rompere tutto il fronte di polemiche e cercare in qualche modo di ricompattare un ambiente che secondo me difficilmente si ricompatterà alla fine. Andrea, cosa ti ha detto finora la partita Modena-Reggiana? Che la Reggiana non sta meritando, a mio avviso, questo risultato di sconfitta. Ha avuto delle occasioni sullo 0-0, ne ha avute di altre anche nel corso di questo secondo tempo. Un Modena che per il momento con grande pragmatismo è in vantaggio, però la Reggiana meriterebbe di più, quindi è un risultato per il momento, mi pare di dire, bugiardo. Grazie a Paolo De Carlis, a Paolo Toro, grazie a Riccardo Clinco, a Francesco Di Francesco, a te Andrea, grazie a Maurizio Levi in regia, a Loris Bennato. Ci vedremo lunedì prossimo dopo Pescara-Pesaro. Grazie per averci scelto.